Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo video, video sugli acquisti primaverili. Come avrete letto sicuramente dal titolo, non sono molti, ma sicuramente secondo me sono molto carini e quindi volevo semplicemente mostrarveli. Li ho comprati in vari negozi della mia zona e un prodotto invece proviene da no, due prodotti provengono da Temu, quindi se li trovo vi lascio il link in descrizione. Ma partiamo subito appunto con questi. Ho preso questa tovaglia coperta così, con che si apre così con lo strappo, e praticamente è una tovaglia coperta richiudibile per i picnic. Noi non andiamo spessissimo a farli, però quella volta che andiamo non sappiamo mai cosa portarci per sederci per terra, e quindi ho trovato questa e l'ho voluta prendere. È la tipica tovaglia da picnic rossa a quadretti bianchi, e niente, è molto carina. Questa l'ho presa su Temu per meno di 2 sterline, quindi veramente pochissimo. C'era anche gialla e verde. Quindi, poi ho preso questo che è stato un po' un flop perché me lo aspettavo molto molto più grande e anche di diverso materiale. No, che non sia fatto bene, perché è fatto benissimo. È un tappetino, come potete vedere, con dei tulipani bianchi e gialli. Sotto è così, con questa sorta di antiscivolo, però io l'avevo comprato molto molto più grande da mettere in bagno, mentre questo mi è arrivato questo piccolo. Non farò il reso anche perché è costato poco, però ho già trovato un altro utilizzo che sarà per loro. Praticamente lo andrò a mettere sotto la loro lettiera, perché quando loro escono appunto dalla lettiera si puliscono le zampe. Non è una cosa che ho insegnato loro, ma è una cosa che fanno in automatico: si puliscono le zampe sul tappeto che appunto io metto sotto, e metterò questo. È molto carino, fatto bene, si può lavare in lavatrice, cosa molto importante. Dov'è? A 30 gradi. Ovviamente è tutto poliestere, però è fatto molto bene. Non so se riesco a fare del dettaglio. È fatto benissimo. È solamente piccolo. Poi, in vari negozi della mia zona ho comprato le altre cose. Queste sono molto carine. Sono delle bombe da bagno comprate da Home Bargains per 1,50, e sono praticamente due farfalle, lilla e rosa, e una margherita, e sono appunto bombe da bagno che si mettono nella vasca. Qua dice in acqua calda, si dissolvono, bla bla bla. Comunque tutti sappiamo come funzionano le bombe da bagno. Non credo abbiano delle fragranze, lo scopriremo. Sono anche molto carine da tenere semplicemente così in bagno. Poi, da Poundland ho comprato della marca Pepco questi quattro. Sono due, vedete, due con i coniglietti e due troppo carini con le galline. Questi stecchini decorativi, ancora devo trovare loro un utilizzo, ma erano troppo carini e costavano solamente 80 centesimi, e quindi li ho presi. Sono verde chiaro con un fiocchetto bianco, molto molto estivi e pasquali, direi. Poi ho preso, come mia consuetudine, delle spatoline Marise o leccapentola, chiamatele come volete. E questi sono decisamente primaverili pasquali. Sono una più grande e una più piccola. Se mi conoscete lo sapete, io ce l'ho natalizi, ce l'ho autunnali. Le spatole sono un'ossessione. E queste sono troppo troppo carine, con questi conigli e questi fiori. Una è bianco sporco e quella più piccola è azzurra. E sono così. Queste venivano 3,99.
queste le ho comprate in un negozio che si chiama TK Maxx, come anche queste altre due cose che sto per mostrarvi, i pezzi forti. Questa ghirlanda pasquale non ce l'ho mai avuta, anche se Pasqua è fra più di un mese, comunque adesso dopo il video la andrò ad appendere, ed è super super carina. Questa veniva 9,99, ce n'erano di più economiche ma anche di più costose, siamo andati per una via di mezzo, ma era l'unica più o meno che mi piaceva con i colori. Ah, questi fiori, questi sono in legno, questi fiori finti e gli ovetti rosa, blu, bianchi, con questo muschio. Faccio vedere il dettaglio, se metto a fuoco. È molto molto fatta proprio bene, e dietro è così, quindi questa andrà subito appesa alla porta. E per finire il pezzo decisamente forte che mi è piaciuto di più di tutti è stato questo. Sono delle tovagliette con questi colori pastello troppo carini di questa marca, non penso questa marca sia reperibile in Italia. Sono costati 12,99, quindi 13 sterline, poco meno di 15 euro, e sono queste tovagliette fatte benissimo con questi colori pastelli, pastello e questo volà qui attorno. Sono anche molto resistenti, sono questo con il giallo, poi ce ne sono due con il rosa e questo con l'azzurro, ovviamente il mio preferito è quello con il giallo, con il bordino giallo. E volevo farvi vedere anche perché non ho controllato se si possono, sono fatti in India, 100% cotone, lavare in acqua fredda. E niente, non vedo l'ora di fare colazione su queste belle tovagliette. E niente, questi sono stati, diciamo, tutti i miei acquisti primaverili. Non credo di farne altri, anche perché casa mia è piccola e non voglio riempirmi di cose. Però se mi conoscete un po' sapete che mi piace cambiare in base alla stagione tutte le decorazioni. Quindi queste sono per me quelle primaverili di quest'anno. Ho altre cose che ancora devo prendere dal sottotetto. E niente, io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se anche a voi piace cambiare le decorazioni in base alla stagione, se comprerete qualcosa, e soprattutto fatemi sapere qual è stato il vostro pezzo preferito riguardo ai miei acquisti. Io spero che questo video vi sia stato di compagnia. Noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao!